cosa poi concretamente questo voglia dire. Grazie. Grazie. Intanto grazie dell'invito e aprirei con un filmato. Sì. Dazu ist es notwendig, dass wir möglichst breite Bereiche der Industrie mitnehmen. Dazu gehören eben die Großunternehmen, die es meistens auch sehr gut selber können. Dazu gehören aber auch die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die wir einbinden müssen, die ganz wichtig für unsere Volkswirtschaften sind. Date le luci, grazie. Questo filmato rappresenta un po' quello che abbiamo fatto nell'ultimo anno in Asso Lombarda. E la cosa importante è il primo messaggio che abbiamo sentito dal nostro ricercatore tedesco. Industria 4.0 è nato in Germania ormai un po' di anni fa ed è un progetto fatto dalla Confindustria metalmeccanica tedesca e dal governo tedesco, con Roland Berger come consulenti. Il progetto è stato quello di digitalizzare le filiere tedesche. Ti metto più vicino, vieni. Perché sono piccolino. No, non è perché... ecco. E in Germania ci sono oltre 100 gruppi che fatturano più di 10 billion di euro all'anno. In Italia ne abbiamo 7, forse 6 tra poco. Quindi la nostra dimensione in termini di filiere è completamente diversa rispetto a quella tedesca. Ma i tedeschi hanno fatto questo progetto per migliorare sempre di più nel tempo l'approccio all'esportazione, ai mercati e migliorare sempre di più in modo particolare il loro EBITDA, perché se voi parlate con Roland Berger e gli fate la domanda che cos'è Industria 4.0, la risposta è il miglioramento dell'EBITDA, e questo secondo me è la cosa fondamentale. Allora in Asso Lombarda cosa abbiamo detto? In Italia non abbiamo una struttura di filiere così, come facciamo a declinare un progetto come questo sul nostro territorio? Allora abbiamo mandato delle persone in Germania a studiare il modello in maniera molto approfondita, abbiamo riportato il modello a casa e abbiamo organizzato dei tavoli di lavoro con tutte le imprese associate per capire la visione dei grandi, le aspettative dei piccoli, e abbiamo cercato di descrivere una nostra white paper, una nostra vision sul progetto Industria 4.0. Tenete conto che in Asso Lombarda abbiamo fatto dei passi importantissimi, tipo i metalmeccanici oggi si chiamano meccatronici, e questo è stato un segnale che abbiamo voluto dare soprattutto alla piccola e media impresa, perché la grande impresa ha già iniziato, anzi molte grandi imprese italiane, quelle che hanno avuto un grande successo internazionale, sono già in un modello Industria 4.0. E il messaggio importante da dare alle piccole e medie imprese è che bene o male ognuno di noi fa parte di una filiera. E spesso queste non sono neanche filiere italiane, sono filiere internazionali. Nell'automotive ci sono tantissime aziende che fanno parte delle filiere tedesche. Il problema è che se in qualche momento il capo filiera decide di cambiare il modello e obbliga tutta la sua filiera a cambiare il modello, se non sei pronto in quel momento al nuovo modello di business, sei fuori dal mercato. Quindi il fatto di quel 20%, speriamo di meno, di aziende che non ce la faranno, sono quelle che rischiano di non essere pronte nel momento in cui ci sarà questo cambiamento di mercato.
Allora abbiamo ritenuto assolutamente necessario fare di questo progetto il vero progetto di Assolombarda, perché riteniamo che sia il vero piano industriale del Paese. E tra l'altro abbiamo anche poco tempo, non solo perché gli altri sono partiti prima, ma anche perché gli incentivi che abbiamo a disposizione li abbiamo non per tantissimo tempo ancora. E quindi è importantissimo creare cultura in tutto il territorio, perché qui non è un problema che solo un territorio faccia i passi in avanti, ma che tutta l'Italia, tutte le Confindustrie, tutte le territoriali si muovano per creare un sistema paese e fare il nostro piano industriale, è vero, che è molto più allargato rispetto a quello tedesco perché è molto più trasversale. Tenete conto che in Assolombarda io sono il presidente del gruppo ICT e Servizi alle Imprese e siamo molto fortunati perché nel mio gruppo ci sono 1380 aziende, quindi è molto semplice per noi andare a trovare anche esperienze fatte da magari da multinazionali all'estero su questi temi e quindi cerchiamo di sfruttarle al massimo. Questi tavoli che sono stati fatti per aziende metalmeccaniche, alcuni tavoli fatti per settore di mercato, perché le filiere sono fondamentali, alcuni tavoli fatti solo da consulenti, alcuni fatti solo da produttori di software, alcuni fatti solo da produttori di macchine meccatroniche. E ogni tavolo ha rivisto il progetto tedesco e ne ha dato una propria visione. Abbiamo raccolto tutte queste informazioni e poi le abbiamo presentate in un nostro white paper il 15 novembre dell'anno scorso a Villa Reale a Monza. E la cosa che siamo riusciti a fare anche, soprattutto per spiegare alla piccola e media impresa il significato poi di Industry 4.0, che non è un tema, come dicevi tu prima, solo di informatica o di software, ma è di cambio di modello di business, abbiamo preso un associato, e ne faremo ancora con altri due, e abbiamo fatto un progetto gratuito per questo associato, in modo da poter dimostrare a tutti gli altri che cosa vuol dire fare un progetto di Industry 4.0 e che tipo di modello di business potrebbe veramente cambiare. Ve lo descrivo velocemente. Questa è un'azienda che fa 20 milioni di euro di fatturato ed è in crescita e fa pompe olio pneumatiche che vanno in grandi impianti di estrazione del petrolio. Quello che abbiamo fatto è quello di mettere dei sensori all'interno di questa pompa. Sembra semplice raccontarsi il progetto, però in realtà ha delle complessità dietro enormi. E quindi riuscire a fare una manutenzione predittiva, cioè riuscire a fare gli interventi di manutenzione quando sono veramente necessari e quindi non farli in maniera periodica. Questo ha comportato delle complessità enormi. Intanto l'azienda deve mettere dei sensori in un prodotto che vende all'ENI e l'ENI mette questo suo pezzo nel suo impianto e qualcuno va a prendere le informazioni che arrivano dal suo impianto. Già questo c'è un problema di sicurezza, di dati e tutto. Poi l'ENI per trasmettere questi dati deve avere delle scatole particolari perché devono essere il tema dell'antincendio, antiesplosione, tutti i temi della sicurezza e quindi ha dovuto coinvolgere i suoi esperti e consulenti. Ma che cosa ha cambiato questa cosa? Ha cambiato che su queste pompe adesso l'ENI non deve più tenere in casa un piccolo magazzino per fare i piccoli interventi, non deve più addestrare le proprie persone per fare i piccoli interventi e l'azienda riesce a dare dei servizi di manutenzione, di service level agreement molto elevati perché fanno l'intervento quando è veramente necessario. Cosa cambia questo nel modello di business? Che un domani, siccome questa cosa sta già accadendo in altre compagnie petrolifere a livello mondiale, l'ENI potrebbe dire non voglio più comprare la pompa, ma voglio un servizio. E quindi se l'azienda in quel momento non è pronta a vendere il servizio all'ENI e non più la pompa, rimane assolutamente fuori al mercato. Quindi il cambiamento del modello di business è questo e cambia da fare un prodotto e vendere un prodotto a rendere questo prodotto un servizio. Quindi il cercare di spiegare a chi fa parte di una filiera questo concetto credo sia la cosa più importante. E ogni filiera ha comunque, non è importante che sia un metalmeccanico o un manifatturiero di altro genere, tutte le filiere hanno delle loro peculiarità. Perché ormai il tema, quando tu dicevi prima di Amazon che consegna in poco tempo, sta ritornando il tema dello urban manufacturing. Cosa vuol dire? Io non faccio più le imprese in Cina per produrre a basso costo e importare in Europa. Questo modello ormai non ha più senso, i costi sono elevati e sempre di più avrà meno senso. Se io produco in Cina lo faccio per il mercato cinese, se io produco in Europa lo faccio per il mercato europeo. L'Adidas ha fatto un progetto di urban manufacturing, è uno dei primi progetti che ha avuto un successo importante
e ha iniziato a non produrre più nei paesi asiatici, dove lo faceva da sempre praticamente, ma ha fatto una piccola fabbrica in città, in Germania, tutta verde, assolutamente compliance con tutte le direttive europee, piccola, ma per produrre in tempi veloci e vicino al cliente finale il prodotto, perché oggi, come sapete, le scarpe da ginnastica si possono personalizzare come si vogliono, e quindi quel modello di see now, buy now, cioè io sono online, vedo una cosa, me la personalizzo, la ordino, ma la voglio subito, non voglio aspettare 4 settimane o 5 settimane. E quindi questo nuovo modello potrebbe riportare la produzione anche in Europa, perché comunque vorrebbe dire che per il mercato europeo torniamo a produrre qui, e anche il PIL ne avrebbe comunque un miglioramento. Quindi anche il tema dell'occupazione, quando si dice che spesso la digitalizzazione potrebbe portare a una perdita di posti di lavoro, assolutamente non è vero, anzi potrebbe non solo migliorarli, ma anche migliorarne la qualità, quindi cambiare la tipologia di attività che andremo a fare. E qui entra il secondo tema, che è fondamentale, del rapporto con le università, perché la formazione delle persone è uno dei temi importantissimi, e naturalmente nel piano di Calenda non si è riusciti a mettere dentro di tutto, ma nell'alleanza con le regioni e con la pubblica amministrazione locale è sicuramente un tema che si può affrontare. In Asso Lombarda stiamo cercando con la regione Lombardia di trovare dei modi per riuscire ad agevolare questo tipo di formazione. L'altra cosa, uno dei messaggi che c'era nel video era quanti miliardi verranno investiti in Industria 4.0. Questo è un altro tema che è fondamentale. Se oggi voi parlate con qualunque tipo di fondo di investimento, investono esclusivamente in aziende che sono allineate a Industria 4.0, altrimenti non sono neanche più interessati. Quindi anche il valore dell'impresa ne ha un beneficio enorme, quindi non solo rimanere sul mercato, ma anche il fatto di cambiare proprio il valore dell'asset che uno ha in mano. Quindi su questo progetto noi ci abbiamo creduto molto, abbiamo creato i contenuti, e il prossimo passo è quello di annunciare il nostro Digital Innovation Hub. Come sapete, nel piano di Calenda, nel piano europeo in realtà, perché è un progetto europeo, bisogna creare questi Digital Innovation Hub, che sono dei punti in cui si aiutano le imprese a creare la cultura di Industria 4.0, e quindi si aiutano in un percorso di digitalizzazione, spiegandogli anche quale potrebbe essere poi il futuro e supportandoli dal punto di vista anche, chiamiamolo, della consulenza nel fare questi passaggi. E non solo aiutarli in questa fase, ma poi anche garantire che le azioni che vengono fatte da un punto di vista di agevolazioni fiscali poi siano adeguate a quello che poi l'Agenzia delle Entrate potrebbe venire magari a contestare in futuro, che è un altro tema sicuramente importante. Abbiamo creato questo Digital Innovation Hub, che cura 4 aree dell'impresa, perché abbiamo la parte della supply chain, quindi tutta la parte della fornitura, la parte della digitalizzazione all'interno della fabbrica, quindi la parte di go-to-market model, quindi come io vado a vendere sul mercato, e poi c'è una parte di cyber security. Quindi queste sono le 4 aree che abbiamo coperto, e verrà organizzato per filiere, quindi non ci sarà un unico modello per tutti, ma a seconda di ogni filiera ci saranno dei modelli a cui ci adegueremo. Pensiamo di annunciarlo tra un paio di mesi, perché abbiamo deciso di annunciare l'apertura di questo Digital Innovation Hub nel momento in cui saremo pronti a dare il servizio ai nostri associati, e quindi speriamo a breve di poter iniziare questo tipo di servizio. E la cosa che stiamo facendo è di condividere questo nostro progetto con tutte le territoriali che ne sono interessate, perché la cosa importante è non fare che solo qualcuno rimanga e che si porti avanti, ma che sia condiviso questo modello, perché è veramente il nostro piano industriale come paese. Io ho finito, se qualcuno... No, hai finito per ora, ti ringrazio, si fate un applauso anche al...